Diamo il bentornato negli studi di Tempo Radio a Francesca Zaltieri, consigliere delegato all'istruzione della provincia di Mantova. Bentornata tra noi. Grazie dell'invito. Allora, gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare, ricordo il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp che è il 338 17 19 105, i telefoni sono sempre aperti, se qualcuno vuole intervenire in diretta può farlo in qualsiasi momento, anche ora, lo 0376 63 17 09 è a vostra disposizione. Allora, dunque, cominciamo col parlare della scuola, della Commissione di diritto allo studio di cui fa parte. Insomma. Sì, con molto piacere sono stata nominata dall'Unione Province Italiane rappresentante per tutte le province italiane nella Commissione di diritto allo studio istituita dal Senato e dal Parlamento recentemente. Quindi nel recente decreto io avrò questo compito di grande responsabilità, ma anche di grande interesse, di grande importanza, per cui sono onorata e responsabilizzata, spero di portare il punto di vista di tutte le scuole superiori del nostro paese e non è delle scuole superiori dei nostri studenti che hanno necessità di avere il massimo supporto per poter realizzare appieno la loro formazione. Sì, ecco, anche perché obiettivamente qua io parlo con una professoressa, per cui ne sa molto più di me anche sotto questo aspetto. Con la scuola italiana viviamo sempre una dualità fondamentalmente, no? Allora, ne siamo orgogliosi da un lato, siamo dispiaciuti del fatto che sia così poco valorizzata da un altro, tutto sommato. Sì, per esempio si parla molto male della scuola italiana e non giustamente. Non giustamente, la scuola italiana è una scuola che ancora sa essere molto competitiva anche a livello globale, tant'è vero che noi formiamo persone, studenti che poi sono ricercati a livello internazionale e molto spesso il nostro investimento si disperde un pochino. Dovremmo essere in grado poi di trattenere i nostri giovani sul nostro territorio. Detto questo, quello che secondo me adesso si deve valorizzare particolarmente nel nostro sistema di istruzione è l'istruzione professionale, l'istruzione e la formazione professionale, che è una leva importantissima per il lavoro e per la rinascita del nostro Made in Italy, e che non sempre invece viene visto come settore strategico, professionale e tecnico pure. C'è molte volte un non corretto orientamento da parte delle famiglie, degli studenti, che magari vedono soltanto nella formazione liceale l'apice, diciamo così, della formazione dello studente. In realtà non c'è una gerarchia fra formazione liceale, tecnica, professionale, ma c'è una perfetta integrazione di quelle che sono delle vocazioni diverse per i nostri giovani e che in particolare nel settore professionale trovano un'immediata richiesta al mondo del lavoro. Quindi mi piacerebbe che veramente si cambiasse l'immagine che a volte si ha di queste scuole per capirne, comprenderne, interpretarne appieno il potenziale. Il potenziale di questi studenti che hanno questa capacità che va assolutamente valorizzata. Certo, allo stesso modo anche allo stesso tempo non sottovalutare anche certe formazioni, perdoni se faccio l'avvocato, in questo caso parlo con una professoressa di lettere, perché si pensa sempre per esempio che chi ha fatto studi classici sia una persona che vive tra le nuvole, non è così. Assolutamente ecco. No, anzi io dico che l'integrazione di queste specificità deve veramente essere anche un'integrazione orizzontale, voglio dire, come si è proposta l'alternanza scuola-lavoro per i licei, che devono mettere ragazzi in una condizione anche di confronto con la realtà, quindi di formazione di competenze spendibili e quindi di concretezza anche dei loro saperi. Nello stesso modo non bisogna dimenticare la formazione integrale della persona in tutti i settori dell'istruzione e quindi anche la formazione professionale si deve formare una persona, non un lavoratore, quindi con capacità critiche, con capacità di pensiero, con capacità di gestione personale delle proprie scelte. Per cui assolutamente si deve andare un po' in questa direzione, ma nello stesso tempo
renderci anche conto che la nostra scuola deve valorizzare anche quella che è il lavoro delle nostre mani, perché le mani sono pensiero. Quindi uscire anche da una visione troppo logocentrica, è stato chiamato, cioè dove soltanto l'intelligenza che si esprime attraverso determinati canali è considerata tale. Ci sono tanti tipi di intelligenza e il pensiero della persona, dell'uomo, si esprime in tante direzioni diverse. Certo, certamente, quindi maggiore rispetto. Sai, forse è questo il fatto che si vede ancora oggi alcune professioni come se fossero più, tra virgolette, umili di altre. Invece si sbaglia, perché noi per esempio abbiamo un sapere manifatturiero anche all'interno delle nostre fabbriche, fra i nostri operai, che ha un valore altissimo, da alto artigianato. Cioè il nostro Made in Italy si caratterizza per questa capacità particolare che hanno anche i nostri operai. Ne sappiamo noi qualcosa, che abitiamo in distretti industriali dove abbiamo operai, tintori, circolaristi, penso al distretto della calza, che erano dei veri artigiani, artisti mi viene da dire, all'interno delle aziende, che quindi non esprimevano un lavoro ripetitivo e senza qualità, così come anche nel nostro settore metallurgico. Sentivo per esempio gli operai di Belleli che dicevano: noi comprendiamo come va una macchina soltanto dall'udito, da come suona, da come... E quindi è tutto un sapere che anzi andrebbe valorizzato e trasmesso alle nuove generazioni. Quindi la formazione professionale dovrebbe avvalersi in modo efficace di queste alte professionalità fatte proprio sul posto. Mi vedeva sorridere, perché è da tutta l'estate che c'è una fabbrica che produce divani e altre cose che sulle televisioni ci rompe le scatole, con dei simpaticissimi artigiani però. In effetti vogliono trasmettere quest'idea di artigianato industriale, è un po' la nostra caratteristica. Noi possiamo competere su questo, non sui numeri, certo. Senza qualità, perché su quello a livello mondiale abbiamo forse produzione a basso prezzo con cui non possiamo competere, non abbassando il livello. Interessantissimo. Allora ci fermiamo un attimino soltanto con Francesca Zaltieri, che allora è la rappresentante, come possiamo dire, rappresentante delle province. Di tutte le province, nella Commissione del diritto allo studio, oltre che nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Ecco, benissimo, ci troviamo tra un paio di minuti, grazie. Alla farmacia Giovannoli a Castiglione, più spazio, più... Con noi c'è Francesca Zaltieri, con la quale stiamo dialogando, consigliere delegato della provincia di Mantova e allora responsabile, rappresentante interprovinciale presso il Ministero per il diritto allo studio. Notare com'è bella questa espressione, il diritto allo studio. Non dobbiamo dimenticarci che non è un grande diritto proclamato dalla nostra Costituzione, ma deve ancora esprimersi appieno, perlomeno in tutto il nostro paese, in modo uguale, perché abbiamo delle sperequazioni, delle differenze ancora enormi. Questo è il problema. Noi viviamo in una dimensione tutto sommato davvero più semplice per i nostri studenti rispetto ad altri luoghi d'Italia. Assolutamente. E comunque anche da noi. E comunque c'è da lavorare anche da noi. C'è da lavorare, eh? Sì. No, credo ci sia anche molto da lavorare proprio. Sì. Assolutamente. Le volevo chiedere un parere, una dirigente scolastica, una volta la chiamavamo presidi, del Don Milani, che era ieri ospite da noi, ha parlato di una scollatura tutto sommato che c'è tra la scuola e il mondo lavorativo, il mondo reale ancora, proprio quello di cui faceva lei cenno poco fa. Recentemente il sindaco di Leonardo del Garda ci ha raccontato del fatto che un istituto tecnico locale fa un corso che è equiparato ai primi 2 anni di ingegneria, tra l'altro, e che rilascia comunque un certificato, riconosciuto MIUR, eccetera. Nonostante questo, su 25 posti si sono presentati in 21, per esempio. Come mai c'è questa reticenza? Quindi forse si riferisce all'istituto tecnico superiore. Sì, esatto. Che sono quei 2 anni di specializzazione post-tecnici. Tra l'altro, il posto di lavoro è sicuro. Sono strategici, con posti di lavoro sicuri.
Bisogna che sia ben compreso la potenzialità che ha questa nuova istituzione, isotecnico superiore, che è un tipo di formazione universitaria o paro-universitaria strettamente connessa col mondo del lavoro. Forse gli studenti non sono stati abbastanza informati, non sono stati abbastanza motivati, perché anche noi a Mantova abbiamo istituito, e partirà da quest'anno, un ITS per l'agroalimentare sostenibile, e abbiamo proprio molto lavorato anche sulla comunicazione, e in effetti dei 25 posti disponibili abbiamo, sui 25 posti disponibili abbiamo una richiesta di una trentina di studenti che faranno questi due anni ed entreranno in azienda, perché sono costituiti questi ITS con fondazione a cui partecipano anche privati, aziende, che quindi si fanno carico dall'inizio di una formazione che poi vede un percorso con l'assunzione. E quindi è straordinario, è bellissima questa nuova istituzione, che in realtà era stata già indicata dal ministro Berlinguer, quindi un po' di anni fa, e che finalmente comincia a trovare attuazione. A volte i tempi dell'attuazione delle idee più innovative sono lunghi, lenti, ma alla fine si arriva e speriamo che prenda piede. Secondo me forse quello è stato un problema di comunicazione magari insufficiente, perché se i giovani conoscono questa opportunità è veramente sciocco perderla. Allora, c'è un bravissimo Zaltieri, sempre bello sentirla, saluti tra i messaggi che sono arrivati, quindi è vero. In regione c'è bisogno di capacità e serietà, ti voto Anna. Quindi potremmo magari sentire Francesca Zaltieri in regione? Ma adesso ci sono tutte così, c'è un po' di riflessione sulle candidature sia della regione che delle politiche, perché andiamo a votazione regionali e politiche. Esatto. Quindi vediamo cosa succede, insomma stiamo facendo i profili dei candidati e vediamo se c'è spazio. C'è anche un Zaltieri, buongiorno, come sta? Lo sa che la provincia quando c'era lei funzionava meglio, punto di domanda, probabilmente come vicepresidente si riferisce, probabilmente. Sono veramente tanti, e tra l'altro vedo che saltano di palo in frasca anche gli ascoltatori. E intanto a Castiglione siamo senza lo storico liceo classico, dice Matteo. Sì, questo è un peccato. Lei ha parlato per esempio di assenza di comunicazione per questo ITS. Sì. Forse qualche comunicatore in più, per esempio, magari che ha fatto il liceo classico, quindi magari tecnico della comunicazione, insomma. Certo, secondo me il liceo classico va rivalutato fortemente, perché è la scuola proprio che forma al pensiero e alla comunicazione, al linguaggio, alla capacità critica, quindi una scuola che non deve essere considerata obsoleta. No, e ma quindi poi va rilanciata, magari rivista in certe cose, rivista per certi aspetti, ma sicuramente va comunicato in modo migliore, va anche forse aggiornata nelle modalità anche della didattica. Pensiamo per esempio all'enorme patrimonio culturale che caratterizza il nostro paese, che può vedere nel liceo classico per esempio la scuola d'eccellenza per poterlo comprendere, valorizzare, comunicare. Per la ricerca anche, perché se non c'è ricerca storica non può esserci neanche valorizzazione turistica. Dimentichiamoci che il turismo sia soltanto comunicazione, il turismo si fonda anche sulla ricerca storica, quindi archeologi, storici dell'arte, ma anche nelle aziende io credo che diplomati nel liceo classico possono dare un contributo molto importante nella organizzazione, nella visione anche nell'economia. Sì. Pochi sanno che l'economia è una branca della filosofia. È una branca, per me sono saperi fondanti. Esatto. Ed è sbagliato metterli in contrapposizione col sapere scientifico. Non è mai stato così. A parte non è mai la stato cesura così. Assolutamente esatto. È veramente. Abbiamo detto prima allora che non è che chi fa una scuola tecnica non debba essere formato come una persona, sfatiamo esatto. Il mito che chi ha fatto il liceo classico non debba essere, non sappia fare 2 più 2, insomma. Esatto. Non è vero. Perfetto, assolutamente così.
Allora, ma in Italia il diritto allo studio è ancora garantito? Io adesso cerco di farmi interprete di chi ha mandato questo messaggio. Forse sa che una volta li chiamavano numeri chiusi, poi si è scoperto che il numero chiuso non era proprio in accordo con la Costituzione, loro lo chiamano numero programmato, allora va tutto bene. No, però in effetti lì c'è un deficit di diritto, del diritto allo studio, perché un conto è orientare e dando una chiara conoscenza anche agli studenti, agli aspiranti universitari, di quelli che sono gli sbocchi del mondo del lavoro, e quindi orientare in modo tale da far sì che i nostri studenti poi trovino lavoro. È un conto invece precludere delle strade che sono desiderate dai nostri studenti su questo, magari semplicemente perché mancano delle strutture, perché non ci sono adeguati insegnanti in numero adeguato o strutture che li possono accogliere. Ecco, quella è una preclusione al diritto allo studio che bisognerebbe cercare di superare. Allora, Fabrizio scrive: oggi tutti avvocati e ingegneri, ma non c'è lavoro per tutti. E questo messaggio che è arrivato una decina di minuti fa mi ha fatto riflettere un attimo. Per quale motivo però, per esempio, in America, stavo pensando, quello che controlla le chiuse di una diga che produce elettricità deve essere un ingegnere? In Italia non lo so. No, dovrebbe essere un ingegnere anche in Italia, dovrebbe essere proprio. Cioè, sì. Ecco, per cui forse si potrebbero anche impiegare. Ma assolutamente, io credo che. Dunque, sfatiamo anche il numero, l'idea che il numero di laureati in Italia sia eccessivo, perché noi siamo al di sotto della media europea. Forse sono quelli che ne ha di meno, forse. Appunto, per cui invece c'è bisogno di un perfezionamento degli studi anche universitari, quindi di incentivare la promozione allo studio universitario, perché c'è dispersione universitaria anche in questo campo. Non solo molti non si iscrivono e potrebbero, ma molti si iscrivono poi non ce la fanno a portare a termine il loro corso di studi, per cui ci vuole un approccio più personalizzato allo studente, in modo che sia sostenuto nel continuare il proprio percorso di studi. Allora, stavo guardando, salve dottoressa Zaltieri, l'Italia è disunita, la provincia di Mantova ancora di più, ma la colpa è di Mantova che non considera gli altri. Vabbè, questa è una considerazione culturale, appunto, molto, molto di cultura, appunto. Sì, ma io sinceramente non credo, penso piuttosto che i territori della provincia di Mantova debbano essere più attivi, più presenti, perché dove ci sono degli spazi vuoti nella progettualità, nelle idee, vengono occupate da chi le idee le ha. Quindi semplicemente questo. Io non credo poi che ci sia questa sperequazione, questa diversità. Bisogna che noi ci impegniamo tutti, anche i comuni del territorio, che siamo presenti, che abbiamo delle visioni, che cerchiamo di lavorare insieme, perché ormai secondo me come comune singolo non si riesce a far tanto. Assolutamente. Bisogna lavorare come gruppo di comuni per aree omogenee, per problematiche, per caratteristiche, e così si può migliorare. Allora, dopo le leggo gli altri messaggi, però prima vorrei. Lei domani va a Roma? Sì. Beh, buon viaggio. Domani vado a Roma perché c'è la giornata della sicurezza. E in questo momento saranno presentati i progetti delle 50 scuole innovative d'Italia, di cui una sarà proprio a Castiglione. E quindi con molto piacere vado a incontrare il ministro, a incontrare la dirigente Montesarchio, dirigente dell'edilizia, perché voglio capire a che punto siamo. È stato fatto un concorso di idee nazionali, e voglio capire a che punto siamo con l'assegnazione, quindi dei progetti per poter riportare notizie. Anche perché le scuole, come le palestre, in caso di calamità, ovviamente si spera di non doverne mai, però di solito hanno sempre accolto le persone che rimanevano. E quindi... Sì, certo, c'è il tema della sicurezza, per cui le nuove scuole, dal 2003 in poi, tutte le scuole sono antisismiche, ma prima, ahimè, no. C'è un grosso programma nazionale sulla sicurezza, quindi risorse date dal Ministero per l'adeguamento sismico e il miglioramento sismico, con problematiche importanti, perché ci sono certi edifici che si fa veramente fatica ad adeguare sismicamente. Sono però storici, i nuovi sicuramente saranno zone
franche antisismiche, per cui un presidio anche per la popolazione in caso succeda qualche cosa. Noi naturalmente ci auguriamo che non succeda mai niente, però dobbiamo prevenire il disagio. E poi ci sono altri aspetti anche legati alla sicurezza? Beh, naturalmente la sicurezza sismica è la prima, e poi naturalmente la sicurezza generale, quindi i soffitti per esempio, e tutti gli elementi architettonici che possono causare qualsiasi problema. Anche su questo, anche come provincia di Mantova, abbiamo un piano da 800.000 euro per tutti i soffitti delle nostre province, delle nostre scuole provinciali, che abbiamo analizzato in maniera scientifica, quindi investimenti ministeriali per l'analisi. E adesso abbiamo anche quindi il progetto di messa in sicurezza. Certo. Allora, le chiedo cosa ne pensa del distretto della Calza snobbato dalla provincia. Quindi ma non è snobbato dalla provincia. Io ho cercato di essere presente in tutte quelle che potevano essere le progettualità anche innovative. Penso per esempio alla imprenditività che è stata sollecitata di alcune lavoratrici e lavoratori che sono rimasti senza lavoro, perché il distretto della Calza è stato veramente penalizzato come monocultura industriale dalla globalizzazione, dalla competizione internazionale qua. E quindi il sostenere queste cooperative di lavoratrici. Adesso avanzerà un progetto anche importante per il CSP di Ceresara, che sarà presentato prossimamente. Con Arifl in regione stiamo lavorando. E naturalmente però qua bisogna fare un ragionamento con gli industriali del settore, affinché riescano davvero a mettere in campo delle reti di impresa in grado di poter rendere più efficace il loro prodotto. Ecco. Certo. Qualcuno che ha prevenuto la crisi, che ha innovato e che magari si è ha rivisitato la propria produzione, penso per esempio ad alcune realtà che ancora vanno molto bene e ha superato l'impatto con la crisi. In altri casi invece è davvero molto così, certo, preoccupante. Allora, ci sono due messaggi in cui uno è più generale sulle strade e l'altro sulla strada per Ceresara, quando va in provincia, se può ricordare. Le strade sono una delle missioni più importanti della provincia, e anche da questo punto di vista stiamo lavorando per avere risorse dal governo, in quanto nell'ipotesi di una rivisitazione delle province queste competenze sarebbero state assegnate ad altro ente. Adesso che le province sono state riconfermate con forza, bisogna che si prenda atto che queste competenze non possono essere competenze vuote, con poche risorse, perché sono state utilizzate dal governo giustamente per rispondere alla crisi complessiva in cui noi ci siamo trovati dal 2011 in poi, anche prima. E bisogna che si rimettano, si riniettino sostanze. Quindi la nostra battaglia, io come provincia, quindi faccio la mia battaglia non soltanto sulle spese di funzionamento ordinario per le scuole, ma ovviamente anche per le strade. Benissimo. E quindi qualche cosa in più c'è stato, e pian pianino speriamo di ricostruire anche questo sistema di reticolo importantissimo. Assolutamente. Siamo in chiusura, ringraziamo moltissimo allora Francesca Zaltieri, consigliere delegato della provincia di Mantova, rappresentante interprovinciale appunto per il diritto allo studio. Grazie mille, grazie a voi.